Manuel García è accusato di avere, con la parola e i suoi scritti, sobillato la popolazione di Hamilton incitandola alla rivolta. In virtù dei poteri conferitigli, il governatore dell'isola, Sir Basil Rutherford, condanna l'imputato alla pena di morte mediante impiccagione. Maledetti! Verrà il giorno che dovranno scontare tutti i loro delitti. È il terzo in un mese. E prima o poi toccherà a tutti noi. Manuel! Manuel! Nessuno può far niente contro questi prepotenti! Maledetti assassini! Maledetti! Eseguite! Sostituite immediatamente la corda. Eccellenza, mi permetto di farvi osservare che la tradizione vuole che se un condannato a morte scampa alla forca per un qualsiasi fortuito incidente, sia salvo. Come osate mettere in discussione i miei ordini? Sergente, fucilate immediatamente il condannato sul posto. Presto, prendetelo, arrestatelo! Chiudete la porta, presto! Manuel! Coraggio, Maria! Tornerò! Capitano, che fate qui? Andate a fare qualcosa! Stia tranquillo, eccellenza! Non vi sfuggirà! Voi, con me! Idioti, cretini! Ve lo siete fatto scappare! Ma la prossima volta sarò io a prenderlo! Che fate? Via! Mm. Mm. Mm.
dietro il promontorio è in attesa un veliero. Vi porterà in Inghilterra. Fate sapere quello che succede qui e come la regina sia così male rappresentata in quest'isola. Lo farò, non dubitate. Farò di tutto per parlare con la regina. Ma adesso vorrei sapere il vostro nome, vorrei vedere il vostro volto, vorrei sapere a chi debbo eterna gratitudine. Non perdete tempo, andate. In quanto al mio nome, verrà un giorno, quando nell'isola trionferanno la libertà e la giustizia, che potrò rivelarlo. Per ora, posso dirvi soltanto che mi chiamo Zorro! Tutto il popolo è ancora fedele a vostra maestà, memore di quanto l'Inghilterra ha fatto per il progresso e il benessere del nostro paese. Ma le ancherie, i soprusi di chi tanto indegnamente vi rappresenta, stanno per esasperare la popolazione. I giudici sono asserviti al governatore e nei processi vengono ascoltati solo i testimoni di accusa. Le condanne vengono espiate nelle miniere di Clinton e quei pochi condannati che riescono a sopravvivere ai lavori forzati sono tenuti in una grotta, incatenati come bestie. È per questi motivi che un uomo audace, generoso, di cui conosco solo il nome, Zorro, e al quale debbo la vita, va raccogliendo intorno a sé il popolo, nella speranza che finalmente trionfi la giustizia. Ma è difficile, maestà, controllare una ribellione una volta esplosa. E per un governatore infedele potrebbero essere compromessi i leali rapporti di sudditanza che intercorrono tra noi e l'Inghilterra. Per questo vi scongiuro di intervenire subito. Noi interverremo se quanto avete detto è esatto. Maestà, sarei pronto a subire il castigo più severo se quanto ho detto non dovesse rispondere a verità. Noi non possiamo condannare un nostro governatore su semplici indizi e sulla denuncia di un privato. Ma se veramente le cose stanno come voi le avete denunciate, il governatore Basil Rutherford sarà richiamato e severamente punito. E al suo posto verrà inviata una persona che ripristini l'ordine e la legalità. In quanto a quel vostro fantomatico eroe, come avete detto che si chiama? Zorro. Per quanto riguarda Zorro, pur ammirandone l'audacia e il coraggio, non possiamo fare a meno di considerare che la sua azione, anche se volta al bene, sia illegale. Nessuno ha il diritto di farsi giustizia da solo. L'opera di Zorro è rivolta contro un uomo indegno, non contro la sovranità dell'Inghilterra. È quello che vedremo. Maestà. Perdonate, maestà. Il consiglio è riunito e chiede il vostro assenso per entrare. Andate pure, signor Garcia, e non dubitate, giustizia sarà fatta. È solo in questa certezza che mi sono rivolto a vostra maestà. Generale Kingston, fate entrare il consiglio. Signori? Sedete. Maestà, il consiglio è riunito oggi per discutere sul trattato commerciale con il Regno di Danimarca e... L'onorevole Lord del Sigillo Privato vorrà scusare se lo interrompo, ma prima di parlare del trattato col Regno di Danimarca vorrei sottoporre al giudizio del Consiglio Privato una situazione che mi ha profondamente turbata. Un nostro suddito, nativo di una nostra colonia, l'isola di Hamilton, nelle Bermude, mi ha riferito sulla triste situazione in cui si trova quel possedimento, a causa delle angherie e della prepotenza che il governatore inglese commette nel nostro nome e nel nome dell'Inghilterra tutta. Faccio umilmente osservare a vostra maestà che sudditi insoddisfatti di come sono governati ce ne sono molti, e molto spesso si tratta più che altro di motivi strettamente personali. Quest'uomo è miracolosamente scampato alla condanna a morte decretatagli dal governatore e anziché fuggire ha preferito venire qui, in Inghilterra, per chiedermi giustizia per sé e per il suo paese, dichiarandosi pronto a subire il castigo qualora avesse mentito. Posso chiedere a vostra maestà chi è il governatore di Hamilton? Sir Basil Rutherford. È ovvio che prima di prendere una decisione noi vogliamo sapere la verità sulla reale situazione dell'isola. Chiedo quindi al Consiglio di mandare laggiù uno dei suoi autorevoli membri, che mi invierà un dettagliato rapporto. Io non posso andarci.
Allora? Chi di voi è disposto ad affrontare i disagi e i pericoli di questo viaggio? Io, maestà. Voi, Lord Moore? Occupo questo posto per diritto di successione e non ho mai finora potuto dimostrare a vostra maestà la mia dedizione e la mia fedeltà. Sono lieto che mi si offra questa occasione. Ero convinta che le vostre mansioni di tutore dei vostri nipoti vi tenessero molto occupata. Il giovane William Scott studia nel Reale Collegio Militare e quindi ben poco posso fare per la sua educazione. In quanto a Patrizia Scott, è una ragazza molto vivace che sarà ben lieta di accompagnarmi in questo viaggio. Quando è così? Ammiraglio Britt. Sì, maestà. Mettete a disposizione di Lord Moore uno dei vostri vascelli. Il più veloce, possibilmente. E ora parlatemi pure del trattato commerciale con la Danimarca. Milady, vostro zio dice che se vogliamo portare con noi tutto quello che avete scelto non basterà un vascello, ma ci vorrà tutta la flotta di Sua Maestà. Vuol dire che lasceremo qualcosa. Va bene, Milady. Ho sempre sognato, William, di fare un lungo viaggio, di vedere paesi nuovi. Sì, ma capirei a Parigi, a Roma, ma ad Hamilton. Ma Roma e Parigi sono città vicine. Chissà quante volte nella mia vita avrò occasione di visitarle. Su, via, non fare quella faccia. È la prima volta che ci separiamo. E credi che ti vorrò meno bene per questo, fratello mio? No, ma cosa farò la domenica senza la tua solita visita? Mi scriverai e io farò altrettanto. Poi, quando ci ritroveremo, leggeremo tutte le lettere che ci siamo scritte. C'è una sola cosa buona in tutto questo, che anche nostro zio parte. Per un bel po' di tempo non lo vedrò più e non subirò le sue insopportabili domande. E allora, come va, ragazzo mio? Avete la coscienza di essere l'erede di un grande nome? Sapete che sin da fanciullo si forgia un carattere? Ma allora non lo puoi proprio soffrire, no? Ho idea, Milord, che questo viaggio capiti in un momento poco opportuno. Credete? La situazione è estremamente difficile. I creditori potrebbero allarmarsi e far scoppiare uno scandalo. Sta in voi fare di tutto perché lo scandalo non scoppi. Non posso fare miracoli, Lord Moore. Ho l'impressione che dimentichiate che dalla situazione voi avete ricavato un notevole tornaconto. No, non lo dimentico e ve ne sono grato, ma ora... Ora la situazione è più grave che mai. Mia nipote Patrizia è giovane e molto carina. Già qualcuno ha posato gli occhi su di lei. Da un momento all'altro potrei trovarmi davanti a una domanda di matrimonio che non potrei rifiutare. E che cosa direbbe il futuro sposo sapendo che Patrizia Scott, la ricca ereditiera, non ha più un soldo perché io ho sperperato il suo denaro? Le leggi sono molto severe in Inghilterra per questi reati. Per me sarebbe la fine. Portandola con me, invece, la allontano da qualsiasi tentazione. Senza contare che da questo viaggio mi propongo di ricavare un notevole utile. Sir Basil Rutford, il governatore di Hamilton, è mio buon amico. Capisco. Ma io qua come potrò fronteggiare le richieste più urgenti? Ipotecate Sheffield. Sheffield? Ma è l'ultima proprietà che rimanga ai vostri nipoti. Farò in modo che non ne abbiano più bisogno. Milady, allievo William Scott, l'ora del permesso sta per scadere. Dobbiamo rientrare. Addio, Patrizia. Torna presto. Zorro, Zorro, Zorro! Ma non sento che questo nome, ovunque vada. E adesso anche tu. Sì, anch'io, certo. Zorro ormai non è più un nome. È un simbolo, un mito. Ma è un mito? Un bandito, un volgare fuorilegge. Lascia che cada nelle mie mani e te ne accorgerai che bella figura farà il tuo mito quando penzolerà da una forca. E se tu non riuscissi nel tuo intento, se l'eco delle sue gesta giungesse fino in Inghilterra? L'Inghilterra è lontana. E poi gli inglesi in questo momento hanno ben altro da fare che pensare a quello che accade in questa piccola isola. Se fossi in te, non ne sarei tanto sicura. Ascoltami, Basil. Quando giungesti qui, tu eri povero. Eppure io ti ho amato allora come ti amo adesso. Andiamocene via, in qualche posto sperduto del mondo dove potremo vivere noi due soli, felici. Rosanna, tu sei una donna e non potrai mai capire.
Ma come, tu credi veramente che io potrei adattarmi a vivere come un qualsiasi mortale che si gode le sue ricchezze? Amo il denaro, sì, ma amo soprattutto il potere. Tu non sai la gioia che provo nel comandare questi quattro pezzenti che forse mi odiano, però strisciano ai miei piedi perché mi temono. Chi è? Sono il capitano Wells. Notizie urgenti ed importanti. Un momento, capitano. Esci di qui, ti prego. Ma come? Davvero pensi che nessuno sappia di noi? È meglio almeno salvare le apparenze. Ci vediamo più tardi. Entrate pure, capitano Wells. Ebbene, capitano? Eccellenza, una staffetta è giunta da Port Combley. È arrivato inaspettatamente un vascello di Sua Maestà. Da bordo è sceso Lord Moore accompagnato da una giovane donna. Sua nipote, a quanto pare. Hanno noleggiato una carrozza e si dirigono qui. Percy Moore. Allora, capitano, cosa aspettate? Prendete un drappello di uomini e andate incontro a Lord Moore portandogli il mio benvenuto. Non avevo idea che ci potesse essere tanto sole. Ormai possiamo dimenticarci delle nebbie di Londra, cara Patrizia. Cosa hanno fatto per essere trattati così? Sono dei traditori. Gente che è andata contro gli ordini del governatore. Altro c'è. Svetto, muta il fucile e scendi. Benvenuto ad Hamilton, Lord Moore. Poco fa voi avete assistito al passaggio di una colonna di prigionieri. Gli uomini che la componevano erano un tempo felici cittadini, ma tutti nell'impossibilità di pagare gli arbitrari balzelli imposti dal governatore. Sir Bessie Rutherford, forte di una legge da lui stessa emanata, ha confiscato tutti i beni di quegli uomini, riducendoli in schiavitù e costringendoli a lavorare come bestie nelle terre confiscate, per un po' di cibo e un pagliericcio per dormire. Il popolo è certo che la regina Vittoria non sa niente di questi soprusi, ed è lieto che voi, Lord Moore, siate stato inviato da lei per ispezionare la colonia. Tutti sono sicuri che farete cessare l'attuale stato di cose. Altrimenti... Altrimenti? Altrimenti, parola di Zorro, sarò io a fare giustizia. E vi rimanderò in Inghilterra, Lord Moore, con sulla guancia un segno inconfondibile. La Z della mia iniziale. Anche per me userete lo stesso trattamento? No. No, per il vostro bel viso non posso usare la spada. Disegnerei la Z con un fiore. Addio! Thank you.
Prendiamolo! È inaudito, incredibile. Simili atti di banditismo in una colonia di Sua Maestà. Comincio a credere che il mio amico Rutherford sia un debole che si è lasciato prendere dagli eventi. Non si direbbe, milord, vedendo tutti quei poveracci in catene. Di che cosa ti immischi tu, impertinente? Tieni la lingua a posto. Buongiorno, milady. Buongiorno, milord. È successo qualcosa? Posso esservi utile? Io mi chiamo Pedro Suarez e le terre che ci circondano sono di mia proprietà. Avete visto dei soldati e un uomo mascherato? No. Posso avere il piacere di sapere con chi ho l'onore di parlare? Sono Lord Percy Moore, inviato straordinario di Sua Maestà la Regina Vittoria. E questa è mia nipote Patrizia Scott. Eravamo diretti al palazzo del governatore quando un bandito mascherato, un certo Zorro, ci ha fermati e minacciati. Zorro? Avevo sempre creduto che questo Zorro fosse un frutto della fantasia popolare. Eppure vi posso assicurare, signor Suarez, che l'abbiamo visto proprio con i nostri occhi. Ah, beh, quanto è così, non insisto. Niente, sparito. Sono il capitano Wells, aiutante del governatore. Insomma, capitano, ve lo siete lasciato sfuggire. Scusate, capitano, ma perché avete arrestato il mio servitore Pedrito? Ah, costui è il vostro servitore. Sì, spero che non pensiate che Zorro e Pedrito siano la stessa persona. Liberatelo! Lord Moore, quando volete possiamo incamminarci. Ho avuto l'ordine di scortarvi fino a palazzo. Ormai è una precauzione inutile. Ad ogni modo, seguiteci pure. Buongiorno. Se permettete, vengo con voi. Se vi fa piacere. Vi farò da guida, tanto per dimostrare a Lady Patrizia che questo paese non è fatto solo di uomini in catene e di banditi mascherati. Pedrito, il cavallo! Seguitemi! Eccoci arrivati, Lady Patrizia. Donna Rosanna Gonzales vi mostrerà i vostri appartamenti, che mi auguro siano di completo gradimento. Dalle finestre potrete godere il panorama di tutto il parco. In quanto a voi, lo Ah, per me è indifferente. Mentre le ragazze si sistemeranno, vorrei fare quattro chiacchiere con voi, caro Bailey. Ah, ne sarò felice. Ho ritrovato un vecchio amico e sono anch'io ansioso di stare con lui, se non altro per rievocare i vecchi tempi. Volete seguirmi, Lady Scott? A più tardi, eccellenza. Nonostante la mia non più giovanissima età, sono ancora scapolo. E donna Rosanna Gonzales si occupa dell'andamento della casa, mansione poco adatta ad un uomo. È una donna affascinante. Sì, infatti. Che ne direste di un buon whisky nel mio studio? Volentieri. Com'è tutto straordinario, milady. Un paese meraviglioso. Siete contenta? Ma non so. Appena sbarcata ero felice anch'io. Ma poi quegli uomini incatenati, quell'individuo misterioso, mi hanno un po' sconvolta. E vi ha sconvolta anche Don Pedro Suarez, che sembrava divorarvi con lo sguardo. Luisa, potrei dire altrettanto per il suo servo Pedrito. Anche lui è un bel ragazzo. Questo whisky mi viene direttamente dalla Scozia, è vecchio di 15 anni. Ottimo. Sarebbe bene, mio caro Basil, che sappiate subito le ragioni della mia presenza qui. Sono giunte all'orecchio di Sua Maestà la Regina delle voci poco lusinghiere sul vostro modo di governare questa colonia. Sì, lo so. Dicono che ho il pugno di ferro, che sono un tiranno, che opprimo la popolazione. Voi dovete capire. La regina è troppo giovane, affronta coi tipici entusiasmi della gioventù il grave compito che l'aspetta, ma col tempo apprenderà a sue spese che un impero lo si mantiene unito soltanto con la forza. Allora voi non disapprovate i miei sistemi? Ah, no, affatto. Purché essi
non favoriscano il tornaconto personale. Non vi capisco, Lord Moore. Questo whisky è veramente eccezionale. Noi due siamo stati molto uniti in gioventù, Basil. Di entrambi conosciamo i pregi e i difetti. Quando Sua Maestà la Regina ordinò questa ispezione, fu io ad offrirmi spontaneamente. Non vorrei che il mio vecchio amico Basil avesse commesso qualche imperdonabile leggerezza, mi sono detto. E quindi ho pensato che sarebbe stato meglio che venissi io al posto di un altro. Ad esempio, il generale Kingston. Il generale Kingston, avete detto? È il consigliere più fidato di Sua Maestà. A lui sarebbe bastato quell'incontro con i prigionieri in catene e le parole di Zorro per farsi un'idea precisa sulla situazione. Forse a quest'ora voi sareste già in viaggio per l'Inghilterra con una pesante accusa sul capo. Non mi resta quindi che ringraziarvi, Sir Percy, e augurarvi che la vecchia amicizia trovi nuovi motivi per rinsaldarsi. Me lo auguro anch'io. Scusatemi, Lady. Per Milady e Patrizia Scott. Da parte del mio padrone, Don Pedro Suarez. Con questo. E questi sono per voi da parte mia. Senza biglietto, perché io non so scrivere. Leggi. Da oggi i fiori di Hamilton sanno che ce n'è uno più bello di loro e si inchinano alla sua bellezza. Pedro Suarez. Ah, che belle parole. Luisa, non bisogna mai fidarsi degli uomini troppo galanti. Non è vero. Non è vero. Io volevo soltanto difendere l'onore di mia figlia. Ma non ho sparato. Non ho sparato! Quello che dite è falso. Badate come parlate, Cortez. E non mancate di rispetto alla corte che oggi ha l'onore di ospitare l'inviato straordinario di Sua Maestà la Regina. Esponete quindi i fatti con calma. Noi siamo qui per rendervi giustizia. È vero. Io conservavo in casa degli scritti di Manuel Garcia pur sapendo che la cosa era proibita. Quando si sono presentati i soldati per la perquisizione, mi sono però subito offerto di consegnarli. Ma un soldato, malgrado le mie esortazioni, si mise ad importunare mia figlia con parole e gesti che avrebbero indignato qualsiasi padre. Mi sono avventato su di lui. Mi ha resistito. Un suo compagno, nell'intento di difenderlo, ha sparato. Ma il colpo, anziché me, ha colpito il mio avversario. Questa è la pura verità. Qui c'è mia figlia. Domandate a lei se i fatti non si sono svolti come io li ho esposti. Il tribunale non ammette deposizioni di parenti stretti. E allora credete a me. Giuro dinanzi a Dio che ho detto tutta la verità. Credetemi! Fate entrare il capitano Wells. Capitano Wells? Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ditelo, giuro. Lo giuro. Capitano Wells, senza leggere ciò che è scritto qui, voi confermate quanto avete deposto in istruttorio? Scusate, eccellenza. Senza voler interferire nel giudizio, verrei meno al mio compito se non desiderassi sapere quanto il capitano Wells ha detto. Parlate, Wells. L'imputato ha ragione nel dire che non ero presente. Infatti non può avermi visto. Io ero rimasto sul limitare della porta e stavo per intervenire, ma non ho fatto a tempo. Precedendo il mio intervento, l'imputato ha strappato l'arma ad uno dei miei soldati, uccidendo il suo avversario. No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Mente! Silenzio! 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 Faccio sgombrare l'aula! È una bugia, signore. Il capitano Wells quella sera era alla taverna a giocare a carta a tavolo mio e non si è mai mosso. Ne siete sicuri? Sicurissimo. Perché non lo dite al tribunale? Io, moglie e figli, e poi non sarei creduto. Voi piuttosto. Io? Ma io non chiedo che di stare in pace. Perché non cercate Zorro?
Lui è più adatto di me per queste cose. Silenzio! Silenzio! Voi potete andare, capitano. Eccellenza. La parola alla pubblica accusa. Il delitto comporterebbe la pena di morte. Ma, dati i particolari moventi che lo hanno provocato, chiedo di commutarla nei lavori forzati a vita. La parola alla difesa. La parola alla difesa. Mi raccomando alla clemenza della corte. Silenzio! In nome di Sua Maestà Britannica la Regina Vittoria, viste le risultanze del processo e la ampiamente comprovata colpevolezza dell'imputato, condanno Francesco Cortez ai lavori forzati a vita. La pena verrà espiata nelle miniere di Clinton, dove il condannato verrà trasferito quanto prima. Silenzio! Le miniere di Clinton? Uccidetemi piuttosto! Assassini! Assassini! Guardie, fate sgombrare! Fuori! Sono desolato, Lord Moore, di avervi costretto ad assistere ad uno spettacolo così triste. Ma volevo vi rendeste conto di quanto sia necessaria un po' di severità con questa gente. Capisco. Per ripagarvi, desidero comunicarvi la mia intenzione di offrire domani sera a Palazzo un ballo in onore vostro e della vostra deliziosa nipote. Grazie. Accettate questa scommessa? Certamente. Coraggio, capitano. Vieni anche tu. Mi hai portato fortuna. Fermo! Con la tua falsa testimonianza hai permesso che un innocente fosse condannato all'infamia dei lavori forzati. Potrei ucciderti, ma non lo farò. Voglio darti la possibilità di difenderti. A noi due! Lascia un segno che sarà per sempre il marchio della tua infamia. E ogni volta che ci incontreremo, te ne farò degli altri. Fermi tutti! Prendetelo! Ecco!
Luisa. Allora, verrete? Non so. Milady potrebbe aver bisogno di me. No, credo proprio di no. Vi aspetto tra mezz'ora nel parco. Venite. Bene. Immagino che a Londra il valzer sia di moda. Qui siamo appena dei principianti, vero? Lady Patrizia, per la verità, lo balla deliziosamente. Posso avere anch'io l'onore di ballare con voi? Prego. Notato le eccessive attenzioni che hai avuto per quella ragazza. È pure questione diplomatica, mia cara. Devo fare di tutto per tenermi buono il suo tutore. Davvero? Non mi sembra un tipo così terribile. Rosanna, ti prego, non immischiarti in cose che non ti riguardano. Sta attento a quello che fai, Basil. Non sono donna da mettere da parte tanto facilmente. Posso rubarvi donna Rosanna, sir? Con piacere, milord. Uscire un po' il giardino? Sì, volentieri. Sono un gran ballerino. E poi ho pensato che vi avrebbe fatto piacere un po' di fresco. Là dentro si muore di caldo. Che cielo stellato. Sono le uniche cose che non cambiano mai da queste parti. Le stelle e il sole. Ma lo dite quasi con tristezza. Sì, perché ho l'impressione che gli uomini non sappiano apprezzare adeguatamente simili doni. Eppure l'altro giorno, quando ci siamo conosciuti, sembravate contento del vostro stato. Lo sono. Ma vorrei che lo fossero anche quelli che mi circondano. Invece ieri mattina un processo contro quel povero Cortes che si è visto condannare a una terribile pena. E ieri sera la bravata di Zorro, di cui ha fatto le spese il buon capitano Wells. Chiamate bravate il coraggio di un uomo che osa presentarsi da solo in mezzo ai nemici? Quanto ardore. Anche voi vi siete lasciata trascinare dalla generale ammirazione per Zorro? Io non conosco la situazione di questa colonia. È una cosa che riguarda mio zio, Lord Moore. Tuttavia, qualcosa mi dice che Zorro combatte per una causa giusta. Va bene. Da questo momento mi asterrò dal parlarne. Lady Patrizia, da quando siete arrivata, il mio pensiero non è stato che per voi. Ho sentito sorgere in me un sentimento che non esito a chiamare amore. E che... Ve ne prego, Don Suarez, non continuate. Voi latini siete facili ad infiammarvi, ma molto spesso il vostro fuoco si spegne con la stessa facilità con la quale si è acceso. Vi dimostrerò che vi sbagliate. Ad ogni modo, concedetemi di sperare. Vogliamo rientrare? Lady Patrizia! Non con me. Sento che qualcuno vi sta cercando. Cara Patrizia, vi ricordo la vostra promessa per il prossimo ballo. Il signor Suarez mi stava facendo le lodi di questo meraviglioso paese. Il signor Suarez è un ottimo cicerone. Ed anche un suddito esemplare. Ce ne fossero molti come lui nella nostra colonia. Permettete? Voi venite. No, grazie. Ve l'ho detto, per me fa troppo caldo. Thank you.
Ci voleva la vostra venuta. Voi avete portato in questo triste palazzo una ventata di giovinezza. Se la mia venuta doveva provocare tante emozioni, sarebbe stato meglio che fosse rimasta in Inghilterra. Perché? Qualcuno vi ha forse detto le stesse cose? Non si muova! Siete stato testimone di una terribile ingiustizia. È stato condannato un uomo innocente. Siete ancora in tempo per dimostrare che la vostra venuta qui non è stata inutile. Ordinate l'immediata scarcerazione di Francisco Cortes. Se non lo farete, verrò io stesso qui domani sera a liberare il prigioniero. Fermi! Non sparate! Dove è andato? Mi ha dato una botta in testa e è scappato di là. Guardie, bloccate le uscite! Controllate le uscite! Luisa! Pedrito, cos'è successo? Ho sentito degli spari. No, niente, il solito Zorro. Cosa vuoi che ce ne importi a noi? No, la mia padrona potrebbe aver bisogno di me. Vado, ci vediamo un'altra volta. No, stai un pochino qui con me. No. Luisa... Come va, Milady? Meglio, grazie. Ora è passata, è vero, dottoressa? Ma sarà vero quello che ha detto quell'uomo? Ieri è stato condannato un innocente. E voi lo avete permesso. Riprendete a suonare, la festa continua. Sono proprio sfortunato. Neanche stavolta ho potuto vedere il famoso Zorro. Si stava così bene al fresco e sono arrivato troppo tardi. Forse se c'eravate sareste riusciti a catturarlo. Ma non è compito mio. Per questo c'è Wells con i suoi soldati. Capitano Wells, allora? Niente. Sparito, volatilizzato come sempre. Wells, se vi hanno ancora segnato. Ma se continuate così finirete con l'assomigliare a una carta geografica. Patrizia, volete ballare? Scusateci. Donna Rosanna. Sono venuta per darvi la buonanotte e per accertarmi che quello che è accaduto stasera non vi abbia troppo turbata. Oh, vi ringrazio dell'interessamento, ma in poco tempo è la seconda volta che vedo apparire Zorro e confesso che lo trovo piuttosto affascinante. Voi, Lady Patrizia, vi lascereste affascinare da un bandito? Ma sarà un bandito, come dite, ma dovete ammettere che ha del coraggio se osa sfidare il governatore qui nel suo palazzo con tante guardie e da solo. Ah, capisco. Alla vostra età anch'io ero facilmente conquistata da tutto ciò che sapeva d'avventure e mi facevo trasportare dai sogni. Poi, col tempo, tutti i miei sogni sono svaniti e io sono finita qua giù in quest'isola. Relegata lontano dal mondo. Perché? Non siete felice qui? Felice? Sì. Sì. Come può esserlo una donna che ha gli occhi bene aperti e che sa guardare in faccia la realtà. Avete avuto molto successo questa sera, Patrizia. Ho visto Don Pedro che vi corteggiava. Anche il governatore. Sono tutti molto gentili con me. Ma state attenta, Lady Patrizia. Imparate a diffidare di chi vi lusinga. Qua giù, ogni novità suscita entusiasmo, ma non dura mai troppo a lungo. Sarà bene quindi che non vi facciate troppe illusioni. Sì, ma che volete dire? Voglio dire che è piuttosto pericoloso seguire i giochi del governatore.
Il governatore. Non fate l'ingenua. Soltanto sappiate che io intendo difendere con tutte le mie forze quello che ho conquistato con tanta fatica e tante umiliazioni. Ma io non ho fatto niente. Ma no, Patrizia. Scusatemi, non volevo farvi piangere. Volevo soltanto mettervi in guardia. Sapete, forse ho bevuto un po' troppo questa sera e avevo bisogno di uno sfogo. Tra donne ci si può confidare, no? Anche se voi siete molto più giovani di me, io sento che potremo intenderci. Buonanotte, Lady Patrizia. E godetevi i vostri sogni d'avventure. No, non abbiate paura. Voglio solo parlarvi. Non ho nessuna intenzione di ascoltare un bandito. Non sono un bandito. Voi sapete che combatto per una causa giusta. Perché questa colonia non sia più alla mercé di un tiranno. Perché le carceri non siano più piene di innocenti. Non credete a quello che gli amici interessati del governatore dicono di me. Soffrirei troppo se voi mi giudicaste male. Che ve ne importa di quello che posso pensare di voi? Se sapessi che anche solo idealmente siete al mio fianco, sarei sicuro di vincere. Lady Patrizia! Andate! Non uscite dalla vostra camera stanotte, per nessun motivo. Verrò al palazzo a liberare Cortes. No, non lo fate, vi prenderanno. Ci sono guardie dappertutto. Addio. Patrizia, perché vi siete allontanata? Vi stiamo cercando dappertutto. Mi sono lasciata trascinare dal cavallo, dal piacere di una bella galoppata. È stata un'imprudenza, mia cara. I miei uomini mi hanno segnalato Zorro da queste parti, lo stanno cercando. Se vi avesse incontrato, che sarebbe successo? Quell'uomo è capace di tutto. Eccellenza! Lo hanno visto dirigersi verso la radura. È circondato, non ha via di scampo. Andate, presto! Avete visto Zorro? No, solo il suo cavallo. Idioti!
E lo siete lasciato scappare! Voi cercatelo, presto! Voi, sergente, non farete mai carriera! Voi laggiù! Cercate scrupolosamente dappertutto! E voi, riprendete il lavoro! Tutti quanti! E tenete gli occhi bene aperti! Non ci deve sfuggire! Presto! Seguitemi! E tu cosa fai lì? Porta via quel carro! Non c'è di meglio di un bicchiere di vecchio porto per terminare degnamente una cena. Eccellenza, c'è il capitano Wells che chiede di entrare. Fatelo passare. Ottimo questo porto, veramente ottimo. Sono lieto che lo apprezziate. Mi giunge direttamente da Lisbona. Che c'è, capitano? Eccellenza, il cancello principale è presidiato. Nessuno ha la possibilità di entrare senza un lasciapassare firmato direttamente da me. Tre ronde ispezionano continuamente il muro di cinta ed altre tre il parco. Chi non risponderà alla parola d'ordine verrà immediatamente arrestato. Escludo nel modo più assoluto che Zorro, a meno che non abbia il dono di rendersi invisibile, possa entrare nel palazzo. Ma anche se vi entrasse, non avrebbe la possibilità di uscirne vivo. È qui che non concordo con voi, capitano. Zorro io lo voglio vivo. Sarà la più bella esecuzione che si sia mai vista ad Hamilton. Bene, capitano, complimenti. Sono sicuro che questa volta vi potrete ripagare delle umiliazioni che questo Zorro vi ha inflitto. Dal canto mio mi auguro che la sua cattura e la sua esecuzione mettano la parola fine a questo mito che potrebbe esaltare qualche testa romantica. Chiedo scusa, ma sono molto stanca. Permettete di ritirarmi. Vi accompagno, milady. Riprendete il vostro posto, capitano. Io veglierò tutta la notte in attesa che mi portiate la buona notizia. Eccellenza, vi assicuro che questa volta non ci potrà sfuggire. Ve la sentite di farmi compagnia, Lord Moore? Vorrei approfittare dell'occasione per parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore. Volentieri. Prego. Dai, tira. Guardia, alto! Fronte sinistro! Guardia, cambio! Quel cambio! Bianco sinistro! Avanti, marcia! Dai, posta, dai, ci andiamo! Ricominciamo. Allora, tre, cinque, sei. Aspetta, non andate a letto, milady? No, non ancora. Ma tu va pure se vuoi. Grazie, milady. Dicono che il cuore non invecchi, e io ne ho fatto l'esperienza in questi giorni. L'assidua vicinanza di vostra nipote ha fatto sorgere in me un sentimento vero, profondo nei suoi confronti. Se vi ho pregato di rimanere qui questa notte è per parlarvi proprio di questo. Dite pure. Milord,
Ho l'onore di domandarvi la mano di vostra nipote, Lady Patricia Scott. Sono onorato, molto onorato della vostra richiesta. Però vorrei che consideraste la giovane età di Patrizia. E poi... E poi? E poi ci sono molte cose da discutere, da definire. Non chiedo di meglio. E dato che abbiamo tutta la notte davanti a noi, possiamo proprio parlare di questo. Tutti in ordine, signor Sì. Andiamo. Hai ragione. Vieni, andiamo. Dove? Laggiù. Ho paura, c'è troppo buio. È per questo che ci andiamo. Sarà bene giocare a carte scoperte, mio caro Basil. Questi giorni di permanenza nell'isola mi hanno confermato quello che sospettavo. E cioè? Voi avete governato questa colonia seminando il terrore ed abusando del vostro potere per accumulare un'enorme ricchezza. Basterebbe un mio piccolo rapporto alla regina e... Ma perché non lo fate allora? Ve l'ho già detto, perché sono un amico. Abbiamo detto di giocare a carte scoperte. Lasciamo dunque da parte le profferte di amicizia e veniamo al sodo. A mia volta vorrei dirvi quello che so di voi. Non avete un soldo, Moore. Il gioco e le donne sono sempre state la vostra passione, una passione che vi è costata piuttosto cara. La fortuna dei Moore è già da tempo dilapidata e... credo di non andare errato affermando che anche quella dei giovani Scott, sulla quale voi avete pieni poteri fino alla maggiore età, sia fortemente compromessa. Continuate. Quello che dite è molto interessante. È più o meno tutto, mio caro amico. Mandate alla regina un rapporto favorevole nei miei confronti e dategli forza consentendo alle mie nozze con Patrizia Scott. Anche senza dote? È questo il punto interessante per voi, poiché io sposerò Patrizia senza dote. Sei arrivato finalmente. Non è colpa mia, è colpa delle donne. Attento! Si è allontanato? Sì. Andiamo. Thank you.
C'è un'ultima questione, mio caro Basil. Sì? Quale? Quella Rosanna Gonzales. Ho l'impressione che sia intimamente legata a voi. Non ci darà delle noie? Non abbiate timore. Al momento opportuno la toglierò di mezzo. Andiamo. Come va? Mi fai vedere il prigioniero? Mi sembra un po' triste. Beh, non deve essere allegro star chiusi là dentro. Ancora? Ora ti lascio, Devo andare a fare un giro di ispezione. Vai, vai. Ciao. Sta attento, eh. 11 a me. No, ma 5 a me. Attento al prigioniero. Zorro è nel carcere. Zorro. Le mamme di la divisa. L'avete visto? No, voi con me. Blocchiamo le uscite. Avete visto Zorro? Idiota, a me lo domanda. Al nostro accordo, Moore. Bloccate le uscite! Zorro è nel palazzo! Zorro. Oh, che fate, idiota! Cercatelo! Non può essere fuggito! È ancora qui! Voi, di là! Fatti vedere! Da questa parte! Voi, seguitemi! Thank you.
Avete visto Zorro? Veramente è nel parco, è fuggito. Seguitemi! Che succede? Non lo so, eccellenza. Eccellenza! Eccellenza! Capitano Wells, che succede? Zorro è entrato nel palazzo. Parola di Wells che questa volta non ci sfuggirà. Capitano, prendetelo e la vostra promozione è assicurata. Ehi, tenente! Agli ordini. Nell'ala sinistra. Io vado da questa parte. Andiamo. Fermo! Butta la spada! Ehi, voi due! Dove andate? Veramente stiamo cercando Zorro. Non muovetevi di qui. Fate la guardia a questo ingresso. Signor sì. Presto voi. Fermati! Stavolta ti ho in pugno. Non mi sfuggirai. Getta la spada! Fermatelo! Non hai via di scampo! Fermo! Via! Togliti! Togliti! Salvati di lì! Dai a me! Toglietemi! Prendetelo! Fermatelo, presto! Voi, di là! Venite! Capitano Wells, bloccate tutte le uscite, presto! Da questa parte! Cercate sul tetto! Voi di là! Perquisite tutte le stanze! Capitano Wells, è bene? Non temete, eccellenza, ormai lo abbiamo in pugno. Andate, presto! Patrizia. Là, nascondetevi là. Lady Patrizia, aprite! Sì, eccomi. Cosa c'è? Scusate, cara Patrizia, ma Zorro è penetrato nel palazzo. Stavamo in pensiero per voi. Ancora vestita, Patrizia? Stavo andando a letto quando ho sentito degli spari. Confesso che ero un po' impaurita. Volete che chiami Rosanna per tenervi compagnia? No, non c'è bisogno. Casomai chiamo Luisa. Buonanotte. 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 Grazie. Dovete andare ora. Perché l'avete fatto? Perché vi avrebbero ucciso. Mi ha spinto un senso di umanità. Solo per questo? E cos'altro allora avrebbe dovuto spingermi? Il vostro amore. Il mio amore? Sì. Voi mi amate, come vi amo io. No. Perché con le labbra dite il contrario di quello che dicono i vostri occhi. No, lasciatemi. Addio, Patrizia. L'uomo che ho liberato mi aspetta. Devo portarlo in salvo. Attento. Ho paura per te. Non temere. Andrà tutto bene. Senti se viene qualcuno. Thank you.
Sergente, siete ferito? No! Ci è sfuggito ancora! Mi è sfuggito! Diochi, era qui, in trappola, e ve lo siete fatto sfuggire! Ma non crediate che finisca così! Farò impiccare i responsabili! Tu, qui! Devo parlarti, Basil. Vattene, non è il momento. No, invece mi ascolterai. Io so tutto. Credevi di poterti sbarazzare di me per i tuoi intrighi, per i tuoi loschi piani, ma ti sei sbagliato. Non sposerai mai Patrizia Scott. T'avverto, te lo impedirò ad ogni costo. Chi ti ha raccontato tutte queste fandonie? Basta, Basil. Tu hai raccontato troppe fandonie a me. Io ho ascoltato il tuo colloquio con Moore e bada. Sono disposta a tutto, anche ad avvertire la regina delle tue malefatte. Attento, Basil. Attento a quello che fai. Saprai come vendicarmi. Signori, voi sapete che l'argomento di cui dobbiamo trattare ci riempie di amarezza. Un nostro consigliere, Lord Moore, abusando del potere di tutore che gli era stato conferito, ha eliminato l'asse ereditario dei suoi nipoti, Patrizia e William Scott. Il suo amministratore, Charles Byrd, ha pienamente confessato. Il reato già grave diventa gravissimo per la posizione di prestigio che il signor Moore occupa e che dovrebbe essere di esempio per tutti i cittadini. Inoltre, le poche notizie che ci giungono dall'isola non sono affatto tranquillizzanti. Il potere di Zorro sembra aumentare di giorno in giorno e le repressioni sono sempre più spietate. Evidentemente Lord Moore non ha tradito soltanto i suoi nipoti, ha tradito anche la fiducia che noi avevamo riposta in lui. Trattandosi di un membro del Consiglio della Corona, ho deciso che siate voi, generale Kingston, a recarvi ad Hamilton a ristabilire l'ordine. Ai vostri ordini, maestà. Mi imbarcherò per Hamilton immediatamente. Oh, speriamo che arriviate prima che sia troppo tardi. Bravissima. Caro governatore, mi permetta di congratularmi. L'idea di porre sul capo di Zorro una taglia è stata meravigliosa. No, questo Zorro, un altro illuso che crede di cambiare le cose con le sue gesta da rodomonte. Spero di riascoltarla presto. Certo. Questa ragazza suona divinamente, è un godimento ascoltarla. Complimenti. Perché? Secondo voi le cose andrebbero cambiate? Oh no, per me vanno benissimo come stanno. Vivo tranquillo, pago le tasse che devo pagare, anche se in verità sono un po' forti. Sono in ottimi rapporti con il governatore. Perché dovrei desiderare un cambiamento? Certo, nel mondo ci saranno sempre degli scontenti e degli insofferenti. Capitano Wells, stavamo parlando del suo Zorro. Del mio Zorro? Sono certo che tra poco lo vedremo penzolare da una forca. Tradito da quegli stessi che ora gli sono amici e lo difendono. Credo che vi sbagliate, Capitano Wells. Zorro è idolatrato. E sono certa che in tutta Hamilton non c'è una persona disposta a tradirlo per un pugno di denaro. Se fossi in voi non mi farei tante illusioni. Patrizia! Non badate a quello che ha detto mia nipote. Alla sua età è facile innalzare a rango di eroi dei volgari banditi solo perché questi dicono di agire in nome di un'ipotetica giustizia. In fondo è il giudizio di una bambina. Vi vedo pensierosa, delusa. Vi capisco. Arrivando qui speravate di trovare un mondo di pace, di gioia. E invece non trovate che odio, lotte e prepotenze. E proprio voi ammettete queste cose? Lady Patrizia, io ammetto di essere un amante del quieto vivere. Ma ho degli occhi per vedere, una mente per giudicare e un cuore. Lo so, ma malgrado questo non vi ho mai sentito parteggiare per coloro che lottano e che vogliono cambiare questo stato di cose. E cosa dovrei fare?
Impugnare una spada, mettermi sul volto un fazzoletto nero e combattere? Oppure cospirare contro il governatore come Manuel Garcia e Cortes per finire poi ai lavori forzati o in esilio? No, queste cose non sono per me. E allora passerete tutta la vostra vita così? Rassegnato, senza lottare. Lottare sì, ma per cose mie. L'amore, per esempio. Per quell'amore che sento per voi dal primo giorno che vi ho vista. E che mi dà il coraggio di domandarvi... Volete sposarmi, Patrizia? Siete molto caro, Pedro. E vi ringrazio per la richiesta che mi fate. Ma posso fin da questo momento dirvi che quello che mi chiedete è impossibile. Allora non vi sono dubbi. E anche la vostra reazione di poco fa mi dà la conferma che voi siete innamorata di Zorro. E se fosse? Badate, Patrizia, è molto pericoloso innamorarsi delle ombre. E Zorro per voi non è che un'ombra. Più presto avverrà il matrimonio fra voi e Patrizia e meglio sarà per tutti. Credo che abbiate ragione, Moore. Silenzio! Mi sono imposto un periodo di tregua per dare al governatore l'impressione di finta calma. Ma da questo momento in poi tutti dobbiamo essere pronti. Siamo contenti che sia venuto il momento di agire. E poiché siamo pronti a rischiare la vita, io propongo che al momento dell'insurrezione si proclami l'indipendenza della colonia dall'Inghilterra. Non sono d'accordo. La nostra azione non deve essere diretta contro la regina, verso la quale ci lega un assoluto senso di fedeltà. Ma l'inviato della regina, nel quale tanto speravamo, si è dimostrato inetto e col suo appoggio ha dato maggiore forza al governatore. Un servo infedele, che certamente appoggiando il governatore segue un suo scopo, non ci deve far dimenticare che un tempo la nostra colonia ha conosciuto momenti di felicità e con l'aiuto dell'Inghilterra di prosperità. La nostra azione sarà quindi esclusivamente contro la prepotenza di chi così indegnamente rappresenta la regina. Solo a queste condizioni io mi sento di guidarvi. Va bene, Zorro. Ti seguiremo, faremo tutto ciò che vorrai. Siete d'accordo? Sì! Ora ciascuno torni alle proprie case. Aspettate tranquilli i miei ordini. Ti minaccia un grande pericolo. Devi lasciare il palazzo immediatamente. Una carrozza ti aspetta. Zorro. Chi è? Sono io, signora, Mendes. Dimmi. Signora, volevo avvertirla che Sua Eccellenza il Governatore non è andato a dormire questa notte. Ha fatto sellare due cavalli, uno per sé e uno per il Capitano Wells. E solo ora mi avverti. Prima non ho potuto. Corri alla scuderia, cerca di sapere dove sono diretti, vai! Voi! Dunque non mi ero sbagliato. È bastato il richiamo d'un bandito per farvi dimenticare che siete una Scott, l'erede di uno dei più illustri nomi d'Inghilterra. Dove stiamo andando? Tra poco lo saprete. Quella sera a palazzo, quando abbiamo bussato alla vostra porta, mi è balenato il primo sospetto. Ho voluto accertarmene e difatti, poco dopo, dalla mia finestra, ho visto Zorro che lasciava la vostra stanza dopo avervi teneramente abbracciata. Perché allora non l'avete fatto arrestare? Vi avrei svergognata pubblicamente e avrei mandato a monte quello che ormai era stato deciso. Deciso cosa? Il vostro matrimonio con Sir Basil Rutherford. Il mio matrimonio? Il governatore è innamorato pazzamente di voi e mi ha chiesto la vostra mano. E voi avete acconsentito? In questo momento siamo diretti al convento di San Diego.
dove domani mattina saranno celebrate le nozze. È stato scelto un posto tanto lontano per evitare eventuali colpi di testa da parte vostra e da parte del vostro Zorro. Sarà meglio che non facciate pazzie e che mi ascoltiate. È inutile, non acconsentirò mai a queste nozze. Anche se mi porterete all'altare con la forza, davanti al sacerdote dirò di no. Ho i miei dubbi, se starete ad ascoltarmi fino in fondo. Sì! E che diavolo, un momento, vengo! Dov'è il tuo padrone? Mi dispiace, dorme. Balla a svegliare, deve parlare. Veramente, quando dorme ho l'ordine di non disturbarlo per nessun motivo. Ma si tratta di una cosa molto importante per lui. Sì, capisco, che succede, Pedrito? Donna Rosanna, scusate, non sapevo. Non è il caso di fare complimenti, don Pedro. Ho una cosa molto urgente da dirvi. Lasciaci soli. Che è successo? Don Pedro, se non volete che la donna che amate vi sia portata via, dovete intervenire immediatamente. La donna che amo? Ma su, via, non fate quella faccia. Lo sanno tutti che siete innamorato di Patrizia Scott. E cosa sta succedendo a quest'ora a Patrizia Scott? In questo momento è in viaggio per il convento di San Diego, dove stamattina sposerà il governatore. Allora non mi resterà che inviare un regalo di nozze con i miei migliori auguri. Ma io credevo... Non vi eravate sbagliata? Sì, nutro molta simpatia per Lady Patrizia. Confesso di amarla un po', ma non al punto di contenderla al governatore. Ma non capite che quella ragazza è vittima di un tranello, di un vile intrigo tra il suo tutore e Basil Rutherford? E voi come lo sapete? Li ho sentiti quando hanno concluso il patto. Basterebbe un vostro intervento e... E oltre l'odio del governatore mi attirerei addosso anche quello dell'inviato della regina. No, grazie, non è roba per me. È un gioco troppo pericoloso. Al mondo di donne ce ne sono tante. Di donne, certo, ce ne sono tante. Ma di uomini, a quanto pare, almeno qui ad Hamilton, non ce n'è rimasto che uno. Zorro! Ecco un'idea. Cercate di rintracciare Zorro. Corri da Cortes. Digli che è arrivato il momento di agire. Non mi importa di essere povera. Vi perdono quello che avete fatto, ma vi scongiuro, non costringetemi a un matrimonio con un uomo che disprezzo. E vostro fratello? Che ne sarà di lui? Dovrà abbandonare il collegio, rinunciare a quell'avvenire che gli compete per il suo nome e per il suo rango. A questo non avete pensato, vero? Sir Basil è talmente innamorato che non solo rinuncia alla vostra dote, ma assume su di sé l'onere dell'educazione di William. E in cambio invierete alla regina un rapporto favorevole. Io e mio fratello siamo la moneta di questo cambio. Allora? Stiamo pronti, stanno arrivando. Stanno arrivando. Siamo pronti. Silenzio! State zitti! Ho detto silenzio! Zitto tu!
non ti preoccupare e non fare tante domande. Ah! Ma che succede qui? Non c'è più nessuno? No, eccellenza. E voi chi siete? Che fate qui? Io sono... Adesso vi spiego. Patrizia Scott, volete voi sposare il qui presente Sir Basil Rutherford? No! Basil Rutherford, per voi userò un trattamento diverso. Pagherete tutti i delitti che avete commesso. Fuori di qui. Non siete degno di stare nella casa del Signore. Potrei ucciderti, ma non lo farò. Sarà la Corte d'Inghilterra a giudicarti. No! No, sarò io a fare giustizia. Patrizia, vieni qui. Patrizia! Prendiamolo! Come vuoi? Lasciatemi! Lasciatemi! Vedo che avete già risolto voi i miei problemi. Sono il generale Kingston, inviato di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Sono venuto per riportare in questa colonia l'ordine e la giustizia. Lord Moore, avete tradito il vostro compito provocando la ribellione di questa gente. In nome di Sua Maestà vi dichiaro in arresto. Voi portatelo via. E voi deporrete le armi. Eccellenze. Io ho la coscienza di aver agito per il bene del mio paese e per il trionfo della giustizia. In ogni caso, sono pronto al giudizio della Corte d'Inghilterra. Eccovi la mia spada. Tenetela. So che avete agito per il bene del paese e per il buon nome dell'Inghilterra, e di ciò intendo darvi pubblico riconoscimento. Ma per poterlo fare, vi ordino di togliervi la maschera e di mostrare il vostro vero volto. Pedro! Pedro! Silenzio! Don Pedro Suarez, in forza dei pieni poteri a me conferiti, in nome e per conto di Sua Maestà Vittoria Alessandra di Kent, Regina d'Inghilterra,
Vi nomino governatore dell'isola di Hamilton. Il diritto di farsi giustizia da solo. Sono certo che tra poco lo vedremo penzolare da una forca. Lascia un segno che sarà per sempre il marchio della tua infamia. E ogni volta che ci incontreremo, te ne farò degli altri. Non ho nessuna intenzione di ascoltare un bandito. Non sono un bandito. Voi sapete che... Eccellenza, il cancello principale è presidiato. Nessuno ha la possibilità di entrare senza un lasciapassare firmato direttamente da me. Escludo nel modo più assoluto che Zorro, a meno che non abbia il dono di rendersi invisibile, possa entrare nel palazzo. Ma anche se vi entrasse, non avrebbe la possibilità di uscirne vivo. Zorro, io lo voglio vivo. Vi assicuro che questa volta non ci potrà sfuggire. Sparato. Quello che dite è falso. Nessuno si muova! Non siete degno di stare nella casa del Signore. Senza precedenti. Zorro contro Maciste. Ehi tu, uomo più forte del mondo. Prova a spezzare questo, se ci riesci. Nella lotta spietata per la conquista di un trono in un clima di intrighi, di rivalità e di tradimenti, ha luogo una sfida appassionante tra due personaggi eccezionali. Zorro, l'uomo dalla spada invincibile, Maciste, l'uomo più forte del mondo. Zorro contro Maciste. Chi vincerà la sfida?
l'astuzia o la forza. Contro Maciste, un film prodotto da Fortunato Misiano per la Romana Film. Vi vedo così preoccupata. Partite, Ramon, e mi lasciate sola in un momento pieno di difficoltà per il mio avvenire. Credete che Malva possa tramare qualche perfidia ai vostri danni? Oh, è capace di tutto. Potrebbe tentare di impadronirsi del testamento e di sostituirlo con un altro. Così? Tu saresti il famigerato Rabeck. Capo dei ribelli di Guadarrama. Ladro, ricattatore e assassino. Bisogna pur vivere, Altezza. Zorro contro Maciste. Un film che non lascia respiro per la dinamica incalzante del racconto, per il susseguirsi delle sorprese e delle emozioni. Thank you.